fatto la marchetta per spostare la gente sulla tua pagina? No. Sei una merda. Eccoci qua, ragazzi. Allora, stiamo per chiamare Santina. Aspettiamo che arrivi un po' di gente. Marco, vai avanti perché siamo in mezzo alla strada. Santina Cell. Non si vede il numero? No. Allora, stiamo chiamando Santina, eh? La voce. Alza volume. Signora? Pronto? Alfio, base terra. Eh? Sono Alfio, base terra, signora. Pronto? Sono pronto. Signora, sono Alfio, base terra. Va bene. Ciao Alfio, come stai? Signora, è successo un casino, sa? Come? Stavo pulendo un missile, un lanciamissile con il soldato Wender e praticamente mi sono sparato via la faccia, non c'ho più la faccia adesso. Addirittura adesso, dopo dalle gambe, i bracci, anche la faccia adesso, Maria Santissima. Piace, sai. Una tragedia, signora, una tragedia. Ma con chi sei al telefono? Ma senti, Alfio. Sì. Una cosa. Dica. Stammi sentire. Sì. Stammi sentire. Mi hanno detto che c'è un'altra monocoloide. Allora, è più giovane di me questa monocoloide? In che senso, signora? No, siccome mi hanno detto che c'è una monocoloide, sono io e dopo ce n'è un'altra. Allora, perché non telefonate anche a quella che è più giovane di me? Chi è la monocoloide, signora? Non conosco altro. C'è un monocoloide, anzi c'è un monzoloide nello zoo, però nella base zoo Zanzara. No, perché mi hanno detto ieri che lo Matteo e anche Obama. Sì. Mi hanno detto che c'è un altro monocoloide. Ma chi è questa? Da Milano? Ma dove? Dov'è che c'è una... Cioè, ce ne sono tanti di monocoloidi, signora. Ben certo, ce ne saranno centinaia, penso, come gli amici, come Poldino oppure... Ecco, signora, per esempio, Poldino è un grossissimo monocoloide, signora. Anche quello, che è malato e ha la testa grossa, mi hanno detto. E l'altro giorno, questo è stato lunedì, martedì, non mi ricordo, c'era anche... quello che fa la Maria. No, sì. Costanzo, sì, le vuole molto bene Costanzo, mi ha detto che vorrebbe pompargliela, ma... Costanzo, sì. Esatto, come ha telefonato. No, signora, secondo me lei si confonde con... non è una monocoloide, è un monzoloide che è squalo. Non ho capito. No, ma quella che c'è adesso, ce n'è una che mi hanno detto c'è un'altra monocoloide. No, guardi, una grossa monocoloide come lei non la troveremo mai, signora, questo è garantito. Cioè lei è l'unica più grossa monocoloide del mondo. Lei è iper. Addirittura. Non troppo. È contenta, signora, che lei è una grossa monocoloide, signora? Sì, anche... no, ma che Obama ha detto, ma sei contenta? E sono andata via con le macchinette, no? Tu contenta? Molto contenta, ma certo, molto contenta io. Brava signora, brava signora. A me piace Matteo e anche Obama. Ma lei quando, signora, lei quando va in giro... Oh, signora, lei quando va in giro con i suoi amici, così, o entra in un bar, lei glielo dice che è amica di Obama... E di Matteo Renzi? Sì, a me mi piacciono, anche sono simpatiche, parlano bene, non parlano di porcherie, capisci? Certo. Tanti parlano come... È un pezzo che lo sento anche a Franco Santoro, e sai che quello è un porcaccione. Sì, domani sera lo vedo a cena Franco Santoro, signora. Ah, sì? Sì. Ho capito. Buona Pasqua, eh! Signora, e tu non ti fai mai vedere? Non c'ho più la faccia, non c'ho le gambe, non c'ho le braccia, non c'ho le mani, non c'ho i piedi, non c'ho il cazzo. Ma puoi mettere anche i piedi e le gambe con la plastica, non so, fanno plastica, le gambe. Sì, c'è la roba a posto, adesso fanno le gambe, i bracci, tutto. I bracci, certo, sì. Adesso sì, vado al supermercato dei bracci e ne compro due nuovi.
Sì, ma no, perché siccome io conosco una signora qua che ha 50 anni, poverina, e ha solo quel corpo, e non ha né bracci e neanche gambe. E la testa? E va in carrozzella. Poverina. E anche mia... E anche mia. Quando, signora, signora, quando vede queste cose qua le viene voglia proprio di gridare buona Pasqua, vero? Sì, no, esatto, appunto, ma io mi sento proprio male perché anche quando vedo della gente che sono così malati, poverini, mi fa. Vai, grida! Signora, un attimo solo. Signora, una cortesia, signora, perché purtroppo se no, se lei non mi dà la password si blocca la comunicazione, perché qua a base terra abbiamo un sistema di cheeseburger spinto Pranakinaf che praticamente tengono in connessione i due Patsker Bapef, e se lei non mi dà la parola d'ordine ogni tot cade la linea. Mi può dire la risposta buona Pasqua? Buona Pasqua. Poi? Sì, ma presto a Pasqua, vero? Buona Pasqua, poi? Perfetto, grazie signora, grazie. Sono contenta di aver sentito altro, era un pezzo notissimo. Le voglio molto bene, signora, e sono contento che l'avvocato sta risolvendo tutti i casini che ha fatto con quella cazzo di casa. Sì, addirittura. E adesso che c'ho anche l'avvocato che sto prendendo i soldi sperando di io sai della casa che avevo scusato. Ha visto, signora, che le risolvo tutti i problemi della vita io, eh? Speriamo in Dio che mi arrivo questi soldi. Signora, mi fa una cortesia, stiamo sorvolando in questo momento Marcellise con il nostro aereo sommergibile. Può gridare fuori dalla finestra buona Pasqua? E la password. E la password? Sì, adesso apro la finestra dalla camera. Così vedo se la vedo, un attimo, eh. Gridi forte, buona Pasqua, po po po. Sì, sì. Buona Pasqua! Po 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 po. La vedo! La vedo, signora, la vedo, mi saluti! 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 Saluti, la vedo, signora, in forma, eh! Anche Obama! La vedo, in formissima, signora! Palmieri e anche Poldino, tutti i miei amici, li voglio bene, tutti! Buona Pasqua, signora! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Tutti! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Azio! Buona Pasqua! Arrivederci, signor... Grazie, arrivederci! Arrivederci! Adesso vi rendete conto? È così lei! Cioè, lei è così, non è che... Non è che... Non ho recita! Lei è così, lei non è questa! Non ho parole, sì, io sono scandalizzato con questa qua, questa è pazza! E te l'ho detto, non è pazza, è santina! È oltre! Ma adesso quello che guardiamo noi lo guardate anche. Ma perché? Guardate che roba incredibile. Avete visto? Madonna, che ridere. Puoi scaricare? Sì, lo salvo adesso. Adesso lo salvo. Questo di biparlo, poi metterlo sullo Facebook dello zoo. Fantastico, io l'amo. Guarda l'americano come sorpassa tutti gli italiani. Guardalo. Non suonare, guarda, ti fanno il culo. Ma chi? A parte che la smart può andare sulla strada dei taxi. Infatti. Va bene, dai, con questo ragazzi vi salutiamo. Buona Pasqua a tutti! E vi ricordiamo che prestito Banco Posta, eh? Mi raccomando, tutto questo è offerto da Poste Italiane. Alla prossima! Ciao!